la tua testa, il tuo modo così rapido di pensare. È la prima cosa che mi ha colpito di te. Le tue curve, le tue sinuosità morbide, i tuoi occhi. Attraverso i tuoi occhi posso vedere il mondo. Posso vedere qualsiasi parte del mondo. E questo è davvero stupendo. Caro e vecchio smartphone, mi ha scritto Chiara. Saranno veri questi nomi, saranno veri questi account. Paolo, grande Paolo, Salvo, Sara, grande Sara, Sara fa ASMR, brava, brava nel suo genere. Simone, ciao. Sì, stavo giocando un po' con il mio cellulare. Yes, sì. Ero su Instagram. Lo so che mi segui, ci seguiamo da 4 anni ormai su Instagram. Bella l'ultima foto che hai messo, interessante. Sì, era il lago di Como. Si vede. No, stavo guardando questi personaggi. Tu che cosa ne pensi? Una tua opinione? Non lo so. Sai, è bello. Sei a contatto con il mondo. Sei a contatto con queste persone virtuali. No. No, a me la virtualità non piace. Presente e sarà anche il super futuro, già quello che ci porterà lontano, lontano chissà dove, però non lo so, me lo devi dire tu. Già, sì, ai nostri tempi uscivamo di casa con 1000 lire. Uscivamo di casa con 1000 lire e ci trovavamo al campetto di calcio, andavamo a giocare, ci accontentavamo di poco, di molto poco. Sì, quante cadute, e non solo lì, a pallacanestro, ti ricordi? Era bello. Esatto, avevamo un gettone in tasca per poter telefonare alla mamma. Però eravamo felici. Oggi invece, secondo me, ci sono tante persone dietro questi social network che ridono. Ridono. Ma sono sorrisi falsi. Già, non c'è niente di vero. Perché quando tu ti stacchi dal tuo smartphone, come ti senti? Esattamente, non ti rimane niente. Assolutamente niente, caro Simone. È la stessa cosa che provo io. Non mi rimane assolutamente niente, ma una grandezza, ma una grande tristezza. Una grande tristezza nel cuore. Tu sei su Facebook, ce l'ho anch'io Facebook, sì, bello, interessante,
cosa che mi stupisce di Facebook è che mettono, sì, si mette, io stamattina sto male, ho la febbre a 38, chi mi vuole bene mi scriva un commento, mi scriva un commento che mi vuole bene perché ho la febbre questa mattina, e tutti giù a rincuorarti su Facebook, sì, e ti rincuorano, ti vedi tutti questi messaggini e ti mandano i messaggi e ti scrivono dai, tirati su, ti sono vicino, o ti sono vicina, ti riprenderai presto. Ma tu ci credi, Simone? Oppure oggi tanti auguri a me, tanti auguri a me per far sapere che è il mio compleanno, che è il tuo compleanno, che è il loro compleanno. È triste. È triste. E ho Facebook, ce l'ho, ma lo uso per lavoro, ho la pagina Facebook, ho un canale YouTube, e quindi lo uso per lavoro. Ma non mi è mai saltato in mente di scrivere tanti auguri a me, oppure di scrivere oggi mi sento male. Perché quando mi sentivo male, quando ci sentivamo male, noi ci curavamo da soli, ci curava male a malapena la nostra madre, la nostra mamma, quando c'era. Ce l'avevamo la mamma. Oggi invece no, c'è lui, c'è il cellulare, c'è il cellulare, c'è il cellulare, c'è Facebook, e ci sono tutti questi amici falsi che ci dicono dai, ti riprenderai. Simone, o quantomeno sei in mobilità, sei sotto GPS, 5 satelliti che ti coprono, 5 satelliti sopra il nostro cervello, quante radiazioni, già, quante radiazioni, però è bellissimo, perché imposti una destinazione, magari sai cosa faccio io, lo collego al caricabatterie della macchina in modo che non mi si scarichi il cellulare, e se voglio arrivare a una via di Roma particolare, lui mi ci porta e mi fa vedere anche dove c'è un incidente. Mi fa vedere un incidente che c'è su quel pezzettino di strada. Mi consiglia un percorso alternativo. Ti consigliamo di svoltare a sinistra perché abbiamo visto che il percorso è più breve. Beh, è fantastico. Google Maps quantomeno è utile. Ma non è un social, è un'applicazione. Queste cose utili, se vogliamo definirle cose, alle persone non piacciono. No, non piacciono. Non ho capito. Sì, WhatsApp. Oh, WhatsApp è fantastico. Ma adesso anche con Instagram puoi fare la videochiamata. Solo che con WhatsApp puoi anche telefonare. Sì. Cosa ne penso? Beh, sono fantastici quei soggetti che li vedi online, tu gli hai mandato un messaggino e poi spariscono, non ti rispondono. Sì, sono dei fantasmi. Sì, sì, dei fantasmi. Dei ghostwriter. Sì, dei fantasmi che scrivono e poi spariscono. Quelle rare volte che ti rispondono. Poi ci sono quelli che fanno i dialoghi. Sì. Ciao. Oggi sono stato via, un altro sotto per scrivere.
WhatsApp è un'applicazione utile, ma come ti ripeto, io uso anche quella per lavoro. Che cosa ci devi fare? Eh sì, ho un canale YouTube, ricevo le email e quindi per me questo è il lavoro. Sai, caro Simone, la cosa triste di questo aggeggio qual è anche? Non lo sai? Queste sono le cose tristi. Sì. Quei rapporti anche sessuali, erotici, che si fanno qua sopra. Sì. Ho visto cose allucinanti. Non posso entrare in particolare con te, Simone. Ci conosciamo da tanto tempo, ma non vorrei rovinarti. No, non vorrei rovinarti l'esistenza. Sono cose tristi. Già. Una volta, ma magari lo si fa anche adesso. Anzi, lo si fa anche adesso. Andavi in discoteca. E se ti capitava magari delle occasioni momentanee, ci andavi. Non era una bellissima cosa. Lo sai che io sono per l'amore. Quello vero. Ma purtroppo oggi vanno anche queste cose. Fare il sesso virtuale. Sì. Per non parlare dei siti poi. Eh sì. No, non so come si possa fare. Sì, è capitato anche a me. Sono stato tirato dentro, ma nel frattempo guardavo un'altra cosa. Sì. Nella vita bisogna essere sinceri, no? Raccontare un po' tutto. È per questo che l'adoro e lo odio, questo aggeggio. Esatto. È molto triste soprattutto perché ci sono i giovani. Lo so che non sono vecchio, anzi. Ma ci sono i giovani di 16, anche minorenni, 18, 19, 20 anni. Noi a 20 anni spingevamo in palestra come dei maiali. Già. Cariche e cariche di chiesa. Acciaio. Te lo ricordi? A 20 anni facevamo quello. Oggi invece sono sdraiati sul... Ah sì, sono sdraiati sul divano. Sono sdraiati sul divano e guardano Netflix. Guardano Netflix. Si guardano un film, si guardano. Socializzano. Socializzano. Ma socializzano male. Socializzano molto male. Sì. Ma certo, anche YouTube è un social. Questo. Questo rettangolo è un social. Questo rettangolino. YouTube è un social. È un sito, ma è un social. Sì. Molti pensano di no. Condivisione video la chiamano. Condivisione video, ma è un social a tutti gli effetti. Puoi comunicare. Se metti... E se adesso ci sono anche i messaggi, puoi mandare anche messaggi collegato. Si stanno organizzando. Si stanno organizzando. Anche YouTube si sta organizzando perché deve prendere... passo di Facebook e di Instagram. Ma mi sa che non ce la fanno. No. Hanno messo i video a pagamento. Le musiche a pagamento, se vuoi paghi. Come fa Spotify, una grandissima applicazione Spotify, bellissima, quantomeno ascolti musica. Già. Ma qui stiamo parlando di YouTube adesso, è un social. È un social. Perché poi da YouTube, se tu metti esattamente, se tu metti i tuoi account sotto in descrizione, ti ritrovi collegato a Instagram e poi ti contattano, e c'è la pagina Facebook e poi ti contattano. Sì, e ti chiedono informazioni, vorrei un'informazione. Già, le informazioni per
la sua, io metto la mia faccia, tu metti la tua faccia, quell'altro mette la sua faccia, quell'altro dice che i carboidrati fanno ingrassare. E i ragazzi, che sono spaesati, poverini, non capiscono una mazza, sì, non capiscono più niente, i carboidrati fanno ingrassare. Servono, sono le dosi, bisogna dosarli, ma il discorso è lungo e ampio, ci sarebbero 3500 argomenti da affrontare su questo, esattamente su questo discorso. Poi ci sono i leoni da tastiera, i leoni da tastiera, sì, c'è qualche mosca che vola, ce n'è una, maledetta mosca, è il periodo. Ci sono i leoni da tastiera, quelli che sono dietro la tastiera e ti insultano, ti fanno i commenti, scrivono, scrivono, scrivono. Qua ci voleva una bella tastiera. Dispiace per quelle persone che ti hanno progettato, per quelle persone che ridono, che cercano di ridere, che ridono, ma in fondo soffrono, in fondo soffrono. Adesso e per molto tempo.